Anagrafe a Torino ora si sposta in camper, un nuovo servizio offerto e messo a disposizione dal comune per i cittadini che lo richiedono. Dati Covid. Il presidente Cirio: siamo fiduciosi che il Piemonte possa ritornare arancione già dalla prossima settimana. Attesa oggi la conferma dal Ministero della Salute. Siccità e gelo col diretti, in allarme per le coltivazioni a rischio colpite dalle gelate nelle ultime notti. Intanto preoccupa anche la secca del Po. Serie A per la 30ª giornata di campionato, sabato il Toro in trasferta a Udine, domenica la Juve ospita il Genoa. Ben ritrovati a una nuova edizione di TG Monitor. È partita l'anagrafe itinerante, un nuovo servizio del Comune di Torino. Si tratta di due sportelli anagrafici su quattro ruote che per 3 giorni alla settimana e 3 ore ogni giorno, spostandosi in diversi punti della città, offrono a chi lo richiede l'opportunità di ottenere certificati, fare cambio di residenza o domicilio e chiedere informazioni. Ma vediamo tutti i dettagli nel servizio. Anagrafe itinerante, è iniziato un nuovo servizio del Comune di Torino per andare incontro a quelle che sono le esigenze del cittadino. Come funziona e come è nato? Diciamo che è nata appunto per le esigenze, come diceva lei. È nata perché ci siamo accorti, io e altri collaboratori, che c'era questa carenza e c'era questa sfiducia anche della gente, no, per approcciarsi ai servizi diritti al cittadino. Così, andando noi direttamente da loro, non si sentono, uno, non si stanno abbandonati, e poi possiamo già sopperire a determinati problemi che loro per loro sono insormontabili, per noi invece sono di routine e riusciamo comunque a svolgere, che ne so, già una parte di pratiche che avrebbero, per loro sarebbe molto difficile arrivare e trovarsi, che ne so, in una zona, diciamo, distante dalle anagrafi decentrate o all'anagrafe centrale. La particolarità è che è organizzata su un camper. Sì, è stata realizzata sul camper della Protezione Civile, che ci hanno donato temporaneamente, ed è stato attivato con 2 postazioni di sportello anagrafico, no? Dove possiamo già svolgere particolari e diverse istruttorie, diverse pratiche da espletare. Ecco, per esempio, alcune domande: cosa viene chiesto più frequentemente? È la prenotazione delle carte di identità, no, delle CIE, quelle elettroniche, perché non tutti i cittadini hanno un computer in casa, oppure non hanno dimestichezza nel girare appunto nei siti governativi. E poi altre pratiche sono i cambi di indirizzo, cambi di residenza, atti notori, autentiche, cioè tutto quello che svolge un'anagrafe. Se non riusciamo a farla sul camper, prendo tutto quello che mi viene e lo vado a fare poi in back office. Chi lavora dentro il camper? Siamo in 5 in tutto, più l'autista che si reca sul posto quando con l'anagrafe per poi montare il tutto. Qual è il calendario di lavoro di questo camper? In che maniera si muove? Ci richiamo sul posto, coordinato e comunque deciso a tavolino, questa settimana e l'altra settimana, dato che è una prova, siamo andati nelle strutture chiuse, via Piazza Stengo e via Leoncavallo. Poi avremo un calendario che la settimana prossima sarà lo stesso, e saranno 3 ore al giorno, dalle 9 a mezzogiorno. In questi posti, poi i calendari li metteremo poi sul sito del comune. E vediamo ora la situazione coronavirus in Piemonte. La curva dei contagi rispetto ai giorni scorsi è cresciuta e i nuovi casi positivi arrivano a 1661, di cui 631 asintomatici. I guariti di ieri sono stati quasi il doppio dei casi positivi e sono arrivati a 2762. Rispetto alle ultime 48 ore rallenta il numero delle vittime, 23, di cui 3 solamente ieri. Continua la frenata sulla pressione ospedaliera, con 346 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in meno nelle ultime 48 ore e 3800 negli altri reparti, con 89 ricoverati in meno.
Continuano poi a diminuire anche le persone in isolamento. Ieri, a proposito dell'andamento dell'epidemia in Piemonte, il presidente della regione Alberto Cirri ha sottolineato i dati del pre-report settimanale, che verrà validato dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, confermano un progressivo miglioramento della situazione epidemiologica in Piemonte. Il valore RT è infatti sceso ulteriormente sotto l'1, attestandosi a 0,9 per l'RT puntuale e a 0,88 per l'RT medio, ha dichiarato Cirri. Si riduce il numero di nuovi casi segnalati e anche il numero di focolai attivi o nuovi. La pressione ospedaliera resta alta ma in fase di stabilizzazione, 59% l'occupazione di posti di terapia intensiva e 67% l'occupazione di posti letto ordinari. A conferma del quadro in sensibile miglioramento, anche i dati trasmessi a Roma dalla Regione Piemonte vedono l'incidenza scendere sotto il valore soglia di allerta di 250 casi ogni 100.000 abitanti. Naturalmente il report deve essere validato dalla cabina di regia nazionale, ma in base a questi parametri siamo fiduciosi, ha aggiunto Cirri, che il Piemonte possa ritornare arancione già dalla prossima settimana. È fondamentale però che non venga meno la prudenza da parte di nessuno. Questi segni di miglioramento, ha infine concluso Presidente, sono preziosi e vanno difesi con i nostri comportamenti. I vaccini, la prudenza e il rispetto delle regole sono le uniche vere armi per uscire da questa emergenza e poter finalmente ripartire. E per contribuire a decongestionare i posti letto negli ospedali, la Giunta emanerà una delibera per consentire le dimissioni assistite e protette dei pazienti in via di guarigione che continueranno a essere curati sempre a carico del Servizio Sanitario Regionale nelle RSA o a domicilio. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi nel corso dell'informativa di ieri in Consiglio Regionale, che ha aggiunto: in Piemonte la curva della terza ondata di pandemia sta finalmente cominciando a scendere, l'RT è sotto l'1. Si riducono i nuovi casi e i nuovi focolai, resta preoccupante appunto la pressione sugli ospedali con il 67% nell'ordinaria e 59% nella terapia intensiva, dati che vogliamo ridurre con questa delibera. E ora la campagna vaccini anti-Covid. Sono 23.265 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate all'unità di crisi della Regione Piemonte. A 4.766 è stata somministrata la seconda dose, 11.245 gli over 80 e 6.324 i settantenni, di cui 3.019 vaccinati dai propri medici di famiglia. Dall'inizio della campagna si è quindi proceduto alla somministrazione del 77,4% delle dosi finora disponibili per il Piemonte. Sono state intanto più di 80.000 ieri le preadesioni per la fascia 60-69 anni sul portale www.ilpiemontetivaccina.it nel primo giorno di attivazione delle richieste per questa categoria di età. 84.418 le persone che si sono registrate fino alle 19 di ieri sera. E in uno studio appena pubblicato su una prestigiosa rivista internazionale di medicina, ricercatori e studiosi del Dipartimento Scienze Mediche dell'Università di Torino e Fondazione Ricerca Molinette presentano una nuova prospettiva medica che parte dall'ipotesi che la molecola CD38 impiegata in clinica come target di anticorpi monoclonali nella terapia del mieloma multiplo e le sue attività enzimatiche esercitino un ruolo nell'infezione da Covid-19. Una ricaduta di impatto clinico quindi potrebbe essere l'impiego di terapie basate sul blocco della molecola CD38 come bersaglio, dunque un'ulteriore nuova possibilità di trattamento per i pazienti critici affetti da Covid-19. Allarme siccità e gelate da parte di Coldiretti Piemonte. Il caldo fuori stagione ha portato il Po in secca. L'assenza di precipitazioni allarma il nord Italia. La siccità sta costringendo gli agricoltori, soprattutto dell'Alessandrino e del Saluzzese, a delle irrigazioni d'emergenza. Con la siccità aumenta anche il gelo. Vediamo il servizio. Allarme siccità da un lato, ma anche il rischio gelate dall'altro. Ne parliamo con Coldiretti Piemonte. Che tipo di situazione si sta vivendo per l'agricoltura nel nostro territorio? Sì, sono giornate, sono settimane particolari, perché ormai assistiamo a una siccità prolungata. È ormai da 3 mesi che non piove sul nostro territorio regionale.
Quindi questo adesso sta creando comunque qualche problematica alle principali culture, dalle culture cereali bernine come il frumento, culture orticole, le culture frutticole, e in più soprattutto in queste notti si è aggravata anche la situazione del gelo, perché con questa siccità il gelo aumenta il suo effetto negativo sulle colture che sono in piena fioritura o in pieno sviluppo a causa e grazie soprattutto alle temperature delle settimane precedenti molto elevate. Quindi speriamo che non si crei troppi danni. Queste prime notti sono passate abbastanza indenni, però certamente il binomio siccità e gelo notturno sta preoccupando non poco le nostre imprese. Quali rischiano di essere le conseguenze? Le conseguenze rischiano di essere quello di una perdita di produzione, oppure dei grani, dei frumenti che cominciano a patire e quindi questo può compromettere il raccolto futuro. Però è ancora presto per dirlo, speriamo che nei prossimi giorni, come da previsioni, ci siano delle piogge, che sono ovviamente le benvenute dopo un gennaio, un febbraio, un marzo, dove privo praticamente di precipitazioni, sia piovose sia nevose. Ci si avvia in qualche modo comunque verso la raccolta? Sì, sicuramente adesso sul Piemonte delle principali colture mancano ancora un paio di mesi, la raccolta del frumento a luglio, gli ortaggi, le fragole, i primi frutti primaverili ovviamente tra un mese e mezzo, quindi speriamo che il tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile. E restiamo con Coldiretti e le recenti misure antismog introdotte dalla Regione Piemonte che interessano anche l'agricoltura. È stato stipulato un patto tra Coldiretti e le regioni del bacino padano per ridurre l'inquinamento da polveri sottili, promuovendo progetti di economia da inserire nel recovery plan e in un piano nazionale per la transizione ecologica. Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale, affermano: dobbiamo mettere in campo gli strumenti necessari per aiutare tutte le nostre aziende per affrontare il processo di innovazione e di maggiore sostenibilità e garantire omogeneità delle misure sulla lotta all'inquinamento, assicurando l'efficienza dei risultati e salvaguardando la competitività delle imprese. E nel corso di un anno anomalo, caratterizzato dalla diffusione del coronavirus e dalle misure di contenimento che hanno di fatto proibito o quantomeno fortemente limitato le attività ricreative e sportive in montagna e in grotta per diversi mesi, l'elaborazione dei dati sul lavoro del soccorso alpino e speleologico piemontese e delle 54 stazioni dislocate in tutte le principali valli alpine e appenniniche del Piemonte nel 2020 ha fornito risultati sorprendenti. 2.146 eventi gestiti dalla centrale operativa, 1.399 missioni effettuate, record storico, e 1.512 persone soccorse. Si tratta di numeri mai registrati prima dal Servizio regionale del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico. Il soccorso alpino e speleologico del Piemonte effettua attività di soccorso sanitario in convenzione con il Dipartimento 118 della Regione. E adesso noi facciamo una breve pausa. Rieccoci insieme, seconda parte di TG Monitor. Anche i lavoratori autonomi possono avere un bonus babysitter di 100 euro alla settimana per far fronte alle cure dei figli minori di 14 anni in questo periodo di emergenza. Lo comunica Confesercenti Torino e Provincia. Il beneficio è erogato dall'INPS su richiesta dell'interessato. Vediamo. Il bonus babysitter anche per i lavoratori autonomi, ne parliamo con Confesercenti Torino e Provincia. Presidente, quali sono le novità? Sì, la novità è che il recente decreto legge 30 del 13 marzo ha previsto il bonus babysitter, quindi fino a 100 euro alla settimana a disposizione per chi ha figli minori di 14 anni che sono in didattica a distanza e quindi devono essere seguiti almeno da un genitore a casa. Quindi anche per i lavoratori autonomi c'è la disponibilità di questo bonus che può essere richiesto fino al 30 giugno. Confesercenti di cosa si occuperà in questo contesto? Allora, siccome purtroppo in Italia anche le cose semplici spesso diventano complicate, chi avesse bisogno di assistenza per richiedere questo bonus può telefonare a Confesercenti e i nostri uffici lo potranno aiutare nella predisposizione della domanda. E questa domanda in che maniera verrà compilata?
La domanda viene in maniera telematica perché tutta la misura passa attraverso il portale IMSS, attraverso quello che viene chiamato il libretto di famiglia, quindi è tutta un'operazione che viene fatta telematicamente. Quanto dura tutto? Il bonus appunto può andare di settimana in settimana e fino al 30 giugno per il momento. Chiaramente bisogna aspettare ancora una circolare finale dell'INPS per avere esattamente tutte le caratteristiche del provvedimento. Qual è il profilo per poterlo ottenere quindi? Lavoratori autonomi. Per quello che riguarda noi, ma possono chiederlo anche i dipendenti delle forze dell'ordine o medici, infermieri, operatori sociosanitari che siano impegnati in questa fase nell'emergenza e che quindi non possano stare a casa e abbiano i figli a casa in didattica. Ci sono ovviamente una serie di condizioni che dipendono anche dalla situazione in cui si trova l'altro coniuge. Fondamentalmente il criterio è che nessuno dei due genitori è in grado in questo momento di accudire il figlio a casa, i figli minori di 14 anni a casa, e quindi hanno bisogno dell'esigenza di una babysitter, di un'assistenza, e quindi ci sono fino a 100 euro alla settimana per poter pagare questa babysitter. Intende usufruire di questo bonus? Che tempistiche ha? Ripeto, bisogna che esca un'ultima circolare di IMSS per avere esattamente le modalità per fare la richiesta, dopodiché si può fare fino al 30 giugno la domanda. Noi ovviamente suggeriamo di farla il più presto possibile, perché poi in realtà ci sono una serie di risorse stanziate e poi quando finiranno queste risorse l'IMSS non piglierà più in considerazione le domande. Cambiamo argomento. Dopo gli incendi che hanno colpito la Val di Susa, in particolare il Monte Musinea Caslette in provincia di Torino, il Comune ha lanciato l'iniziativa Il Musinè ha bisogno di te per rinascere, destinato a un intervento di riforestazione dopo il grave incendio che lo ha devastato, iniziativa intrapresa in collaborazione con il Corpo Volontari AIB Piemonte, l'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Caslette e il Club Alpino Italiano, sezione di Alpignano, con il supporto dei priori del santuario di Sant'Abaco. Anche la città metropolitana di Torino ha deciso che farà la sua parte per la riforestazione dei versanti del Monte Musinè interessati dagli incendi. Vediamo. L'ultima battaglia contro le fiamme sul Monte Musinè, condotta da centinaia di uomini dei Vigili del Fuoco, degli AIB e della Croce Rossa, ha lasciato un segno indelebile su uno dei simboli della Val di Susa. Il Musinè è la montagna con la croce in vetta, quella croce che quest'anno compie 120 anni. Una montagna capace, da sempre, di accogliere senza chiedere nulla in cambio. Le tagliafuoco non sono a pedaggio, la croce vi aspetta sempre in punta, i sentieri vi aprono nuovi panorami ad ogni visita. Ora la montagna sta soffrendo e ha bisogno dell'aiuto di tutti, runner, camminatori e amanti della montagna. Tanto che ognuno può fare la sua parte. Per questo l'iniziativa Il Musinè ha bisogno di te per rinascere, destinata ad un intervento di riforestazione dopo il grave incendio che lo ha devastato e lanciata dal comune di Caslette, ha già raccolto oltre 10.000 euro. Anche la città metropolitana di Torino farà la sua parte per la riforestazione, una decisione presa dopo il sopralluogo per valutare i danni provocati dalle fiamme. Il lavoro sarà importante e oltre alle finanze comunali che naturalmente abbiamo messo e metteremo per far sì che questo avvenga, abbiamo lanciato una raccolta fondi, aiuta il Musinè ha bisogno di te. E quindi è importante che tutti possano partecipare a questa raccolta fondi per far sì che il Musinè abbia una speranza di salvarsi. Quindi noi chiediamo a tutti i cittadini sensibili all'ambiente, a tutti coloro che per una ragione o per l'altra frequentano la nostra montagna, che è un bene comune, non è solo la montagna dei casellettesi, di darci una mano. La città metropolitana sicuramente interessa capire quali sono stati i danni e collaborare con, non soltanto con la regione ma anche con il comune, per un progetto. Su questo progetto chiaramente dovremo poi capire gli ambiti di intervento, ma sicuramente sarà un progetto di rimboschimento e quindi un progetto dove Città Metropolitana ha tutto l'interesse a partecipare per ripristinare i danni causati dall'incendio al nostro SIC. Siamo stati molto fortunati perché quando abbiamo visto il fronte delle fiamme scendere velocemente abbiamo temuto che il santuario
andasse a fuoco. Miracolosamente si è salvato con pochissimi danni alla struttura, quasi nulli. Purtroppo intorno si è danneggiato lo steccato, si sono danneggiati molti alberi che comunque avevano già anni di storia, e siamo stati felici di vedere tantissimi volontari che si sono presentati per, diciamo, la ricostruzione del sito, per quanto è stato possibile fare nei primi giorni con le risorse che avevamo. E dopo il successo della prima sessione con Mischetta del 18 marzo scorso, proseguono gli eventi della rassegna OGR Good Vibes, che riporta gli artisti sul palco per sostenere un comparto, quello della musica dal vivo, che nell'ultimo anno ha perso il 97% del fatturato. Dalle 22 di stasera darà spazio ad artisti emergenti della scena musicale torinese. Saranno infatti protagonisti della sessione Fabrizio Fusaro, con ospite e special guest Bianco, e la band ZYP. Vediamo. Non è così facile esprimere un giudizio, avere un'opinione. Sono solo polvere sulla superficie in questo spazio interminabile. Nonostante il mondo cambi intorno a me, nonostante mi chieda spesso perché, nonostante non provi niente, sì, sono colpevole. Non ho niente da ridere, ci fosse solo un modo per riuscire a sopravvivere. Scrivere canzoni senza dare spiegazioni, voglio vivere. La cartella, quelli più grandi li prendevi tu e li tenevi su una sola spalla, tu che in un attimo prendevi fuoco. E domenica 11 aprile alle 10.30 l'Associazione Memoria della Benedicta celebrerà online il 77° anniversario dell'eccidio della Benedicta dell'aprile del 1944. Si tratta di una delle più brutali pagine della violenza nazifascista consumate nell'Italia del Nord. I soldati nazifascisti quel giorno circondarono la Benedicta e le altre cascine dove si trovavano i partigiani e ne fucilarono 147. Altri caddero in combattimento e 400 furono deportati nei campi di concentramento. Il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasi afferma: dopo 77 anni è doveroso e necessario ricordare ancora con il giusto rilievo la grande dimensione morale e ideale dei ragazzi della Benedicta. La loro, prima di tutto, fu una scelta di libertà, e aggiunge: a spingerli non erano certo l'interesse o il tornaconto personale, bensì il desiderio di tornare a testa alta fra gli uomini liberi in una libera patria. E adesso passiamo allo sport calcio. Nel weekend si disputerà la 30ª giornata del campionato di Serie A. Sia Torino che Juventus inseguono preziose vittorie. Iniziano sabato sera i Granata, che giocano a Udine senza il portiere Sirigu, positivo al Covid. Al suo posto giocherà Milinkovic-Savic, ma il bel derby giocato ha portato ottimismo nell'ambiente. La Juve invece è stata rivitalizzata dalla vittoria di mercoledì sul Napoli. Domenica insegue il bis ospitando il Genoa. Una vittoria potrebbe proiettare i bianconeri dal terzo al secondo posto in classifica. Domani inizia la 30ª giornata del campionato di Serie A e per Juve e Toro l'occasione ghiotta. I bianconeri domenica alle 15 ospitando il Genoa
e dopo essere saliti al terzo posto gli juventini confidano in un'altra vittoria per scavalcare il Milan secondo di scena a Parma. La prestazione volitiva di mercoledì contro il Napoli, la straordinaria condizione fisica di Chiesa e il ritorno di Dybala già in gol dopo pochi minuti con i partenopei hanno riportato nuove convinzioni nell'ambiente juventino. E Milinkovic-Savic, l'unica novità del Toro che scenderà in campo a Udine rispetto alla formazione che ha pareggiato nel derby. Sigo infatti risultato positivo al Covid, quindi lascia i pali al gigante serbo. Per resto 3-5-2 con Verde ancora in mezzala e la coppia Sanabria-Belotti di punta. Il Toro vuole la vittoria per staccare ulteriormente il Cagliari terz'ultimo, due punti sotto ed impegnato in casa dell'Inter capolista. Insomma, se il Toro porta a casa 3 punti da Udine, la salvezza è virtualmente in tasca. E adesso noi ci salutiamo, ma prima guardiamo insieme le previsioni del tempo in collaborazione con il nostro partner Trebi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, in pianura, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, in pianura, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, molte nubi con deboli piogge. In montagna, cieli coperti con qualche fiocco di neve. Nel pomeriggio, in pianura, molte nubi con deboli piogge. In montagna, molte nubi con deboli piovigine.